Eccoci qua, cominciamo a aprire già una maglia che di sicuro metterò poco, ma ho già un'idea di questa maglia. L'ho presa perché volevo fare allenatore con questa squadra su FIFA 21, su PES 21, per essere bene già assicurati. Quella dell'Arsenal, ovviamente ho preso questa qua in omaggio, quindi l'ho presa senza niente, però mi è piaciuta e la devo prendere e vedere se mi piace. Ragazzi, quanto è bella! Cioè, quanto è cazzifico questa maglia! No, ragazzi, veramente, io all'inizio dicevo, niente, bello, non bella, però, ragazzi, ma quanto è figa! E posso dire, fatte bene, almeno le mie, quelle che sono arrivate, fatte bene, veramente figa. E niente, proviamola insieme a voi, io la metto e poi vi dico la mia per questa maglia. Non mi aspetta così bella, però è bellissima. Vediamo. Eccoci qui, una maglia che è veramente bella. Cioè, ragazzi, avete finta. Tatac. Fandocini pure i bianchi, i pandan. Cioè, ragazzi, ci sta. Secondo che provo a mettere il telefono qui, se riesco. Cioè, ragazzi, ci sta, veramente figa. Non mi aspettavo così bella. Questa è la prima volta che mi dice, è la prima volta che passavo di l'Arsenal, se non mi sbaglio, non lo so, non mi ricordo. Dietro fighissimo, non mi sono messo niente perché ho detto, ma sì, tanto faccio solo per spaccatamenti o carriera allenatore quello dell'Arsenal. Visto che a me sta maglia quest'anno mi è piaciuta tantissimo, ho detto, boh, faccio l'Arsenal quest'anno. Quest'anno faccio l'Arsenal. Ma adesso, ragazzi, andiamo a aprire le altre maglie. Una di sicuro la metto perché per due motivi: non mi piace e non mi sta perché è una S. Perché è un regalo di un mio amico mio che fa Bang 6, grandissimo. La metterei sicuramente giovedì, non me la metterei. La metterei giovedì e faremo anche delle foto. Poi dimmi anche tu un voto, poi ovviamente gli dirò poi di fare un video dove parlare di questa maglia e di fare un video anche se. E niente, andiamo a prendere le tre maglie, e sappiamo quella che non mi piace, quindi la faccio vedere già in diretta, senza che io mi metta a fare niente. Allora, tanto un secondo che. Allora, la apro solo per farla vedere, poi la rimetto via. Anche se poi dovevi mettere io la stagnola. Vabbè, poi vediamo. La maglia della Juventus di quest'anno. Adesso faccio vedere meglio perché così non è che va tanto bene, perché non. Loghi dorati. Voi vedete malissimo. Logo dorato della Juventus. Adidas dorato. La Jeep dorato. Ha delle linee fatte così a strisce bianco-nere, e poi c'è anche un po' di dorato, come dire, non capisco il modo, che non sono juventino, quindi io di maglie della Juventus non le saprò mai, quindi quel dorato mi piace tanto, quel dorato mi piace tanto, magari lo farebbe anche la maglia come l'Arsenal o l'Inter. Non do un voto perché non sono juventino, però già tenerla è brutto, però amico, si fa questo e altro. Questa è la tua maglia, Fabio, e domani, cioè domani, giovedì, la metterai e dirai quanto è figa. Dietro, ovviamente, non c'è niente perché è in omaggio, dietro è bianca. E niente, questa è la maglia della Juventus 2021-2020-2021. Questa qua dell'Arsenal è 2020-2021. E mettiamo dentro questa maglia Ah, si può fare le foto, quindi li lascio fuori perché abbiamo anche un. Hanno creato anche un canale Telegram per essere sicuri che sia il cliente sia il creatore siano soddisfatti. Seguite il canale Telegram, vi lascio il link, c'è anche quello, così almeno potete entrare e scrivere se è fidabile o non fidabile. Ragazzi, siamo già più di 80 persone, quindi penso che sia più fidabile così non si può dire di più. Passiamo adesso alle due mani dell'Inter. E quindi ci vediamo dopo. Adesso mi cambio perché non posso farmi vedere nudo. Ah! A dopo. Eccoci qua. Apriamo anche qua la maglia.
sta qua invece è personalizzata, quindi ho messo il mio nickname. Allora, questa ragazza è la terza maglia dell'Inter. Voilà. Chi se lo ricorda questa storia? Questa qua è storica. È storica. Questa maglia al momento io non c'ero. Cioè io c'ero, però ero piccolino. Questa è la maglia dove abbiamo vinto l'Europa League in Francia, precisamente contro la Lazio. Veramente bellissima. L'hanno rifatta veramente quasi uguale. Non mi piace tanto la liga gialla intorno, però oh, ci sta. Ci sta, fighissima. Dietro ovviamente ci sono io, GXPlayer 55, Drive sotto, Drive là. E ovviamente ho messo la patch della Serie A. Confronto con la Champions League, questa è stampata, si capisce già che è stampata. Perché io penso che quella originale non sia stampata, sia fatta. Quindi già capite che questa è una fotocopia. Però veramente, fatta veramente bene, se sono queste le maglie 2020-2021, io vi sto facendo vedere le 4 maglie 2020-2021, già due bella, bella conferma, ve l'ha fatto vedere il signor Luca, Luca, vabbè, Luca Nazzurro. Io sto facendo vedere anche quella dell'Arsenal e quella della Juventus, anche se potevo evitare quella di Juventus, ma ho fatto un regalo, amico mio, ho detto, prendiamo, adesso la indossiamo e vi dico il mio dovere, il mio piacere, il mio voto finale di questa maglia. Ovviamente non dico quella della Juventus perché lo dirà in un video prossimo il nostro caro Fabio 6, quindi Fabio 6, se già che il video sarà caricato martedì, perché non carico questo, lo carico martedì, devi già, poi quando la metterai, dimmi tu il tuo voto e devi fare un video sul canale tuo, quindi preparati. E niente, mettiamo e arriviamo. Mamma mia ragazzi, eccola qua. Che vi devo di? Che vi devo di? Cioè... sempre qua, mettiamo qui, ragazzi, che vi devo dire, bella, bellissima, poi bisogna, cioè, ragazzi, a me questa maglia mi piace tantissimo, torniamo al passato con questa maglia, prossimo anno veramente, se giochiamo a Champions League, questa maglia deve essere la nostra maglia che porta fortuna, tanti dicono che questa qua è la migliore. Ragazzi, confermo anch'io, però è a pari punti con l'altra che tra poco la vedrete. Quindi, cosa dirvi? Questa è la migliore che hanno fatto in questi anni. Ho saputo da poco che la Pirelli è l'ultimo anno che sarà sponsor dell'Inter. Un po' mi dispiace. Sapevo già che lasciava Pirelli, però non pensavo che erano fake news. Invece è la verità. Quindi, ultime maglie dell'Inter. Con Pirelli, ragazzi, cosa dico? Un gran supporto a Pirelli e spero che trovi la squadra migliore dell'Inter. E niente, andiamo a far vedere la ultima maglia che avete già capito che maglia è. E allora, a dopo, ciao! Avete visto mille volte me con questa maglia che con tre maglie. Ecco qua la maglia numero uno, cioè la quella dell'Inter in casa, questa stagione. A me, veramente, ragazzi, all'inizio mi mettevo a ridere, però ho visto e ho detto no, è bella, cambierà da poco da latte, però. È figa, a me sta maglia questa maglia mi sono innamorata, ragazzi, a me sta maglia mi piace, a me piaceva anche quella maglia che dopo abbiamo vinto tutto, le triplette, quella maglia lì era fighissima anche quella, però questa, ragazzi, l'amo, ragazzi, qui ho messo anche la patch di Champions League, con rispetto, ragazzi, questa maglia io l'amo e fotocopia e incolla dietro, cioè sembra che hanno rifatto uguale come l'anno scorso. Anche se non ho il drive sull'altra, questa ce l'ho, quindi capite, va tocco di classe. Ovviamente ragazzi, io questa qua la amo e adesso andiamo a metterla. Eccoci qua, anche qui Pirelli ultimo anno, ho detto prima, andiamo là in piedi perché seduto si capisce poco. Niente ragazzi, che vi posso dire? Madonna quanto mi piace. Poi Champions League, come sempre, noi prevediamo il futuro, anche se è ancora detto. Dietro display
E niente ragazzi, stavolta ho deciso di prevedere il futuro, prevedo che l'Inter vada in Champions League e metta sta pacca. Poi se io porto sfiga, ai cazzi miei, me la piglio nel culo io. E quindi niente ragazzi. E vi è tutto anche tantissimo, 10 minuti a vedere le 4 maglie di calcio, vi ho fatto vedere le due dell'Inter, poi la prima e la terza. Non ho preso la seconda perché è la peggiore e quindi proprio l'ho snobbata e ho preso quella dell'Arsenal, che è molto meglio della seconda dell'Inter, e ho preso quella della Juventus, che è un regalo, quindi non fate che... è un regalo. Niente ragazzi, allora aspetteremo il video di Fabanzeb che commenta e dà un voto alla maglia della Juventus 2020-2021, quindi se siete juventini sapete voi il voto di questa maglia, e anche fatta vista indossata, perché io non la metterò mai, poi anche essa, quindi... fortuna mi sarà mai. Andate sul canale di Fabbank 96, lasciate link in descrizione e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla prossima, bella ragazzi, bella, ciao, sempre